Contributi economici ai cittadini colpiti dalla crisi, fiscalità locale, servizi domiciliari, assistenziali e ricreativi, telesoccorso, sicurezza, trasporti. Sono solo alcuni dei tantissimi temi negoziati dai sindacati dei pensionati con i comuni della Lombardia. La contrattazione sociale con gli enti locali ha conosciuto in questi ultimi anni un notevole sviluppo che ha coinvolto circa il 70% dei 1547 comuni della regione. Restano esclusi dall'iniziativa sindacale gli enti più piccoli e quelli di maggiori dimensioni, mentre sembrano non incidere significativamente i diversi colori politici delle giunte. Ci sono state delle difficoltà iniziali sulla questa modalità di concertazione, perché ovviamente per i comuni non è un obbligo, ma col tempo è cresciuta molto la consapevolezza che il nostro ruolo aiuta l'amministrazione locale a costruire il bene comune. Quindi sempre più spesso siamo accolti favorevolmente, anzi siamo cercati prima di discutere i bilanci comunali. Anche i cambiamenti delle giunte, che spesso ci hanno preoccupato sulle varie situazioni politiche, abbiamo visto che invece da questo punto di vista c'è un'apertura indipendentemente dal colore della giunta. I partiti politici non hanno vissuto questo un po' come un'invasione di campo? E in alcuni casi sì, però alla fine poi hanno capito che non facevamo nient'altro che aiutare le amministrazioni proprio a costruire bene comune, anche perché noi abbiamo un radicamento sul territorio che ci permette di avere una conoscenza approfondita dei bisogni. I risultati della contrattazione condotta da FNP CISL, SPI-CGIL e UILP sono stati studiati da Ida Regaglia e Sabrina Colombo del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare dell'Università Statale di Milano e presentati oggi nell'Aula Magna dell'Ateneo. Noi abbiamo toccato il 70% dei comuni lombardi e nel tre quarti hanno fatto negoziazione. Quindi vuol dire quindi è un fenomeno che riguarda migliaia di situazioni, molto molto ampio. Non riguarda neanche solo i comuni, ma riguarda anche associazioni di comuni, quindi un livello sovracomunale che permette di raggiungere anche attraverso forme di coordinamento diverso anche i piccoli comuni che avrebbero più difficoltà a farle direttamente la negoziazione. L'indagine ha analizzato l'andamento, le caratteristiche e le prospettive della negoziazione delle politiche sociali in Lombardia realizzata nel primo decennio degli anni 2000. La rilevazione ha preso in considerazione i diversi livelli a cui si sono svolti i negoziati: comuni, associazioni tra comuni e distretti sociosanitari. C'è un'attenzione ai servizi che è un fatto direi di grandissimo rilievo, soprattutto per un welfare come quello italiano che è basato soprattutto invece sulla redistribuzione agli individui. E questo riguarda questo aumento della sensibilità nei confronti dei servizi, che si aggiunge naturalmente all'altra attenzione ai problemi invece più economici, diretti, immediati degli individui, riguarda sia le intese a livello dei comuni, sia quelle a livello sovracomunali, sia anche gli accordi formali, quelli che portano una firma in maniera esplicita di un accordo con l'amministrazione locale, o anche le intese informali, che sono delle intese che aprono delle possibilità nuove di fare delle cose magari impreviste, innovative.